È una giornata importante, di grande rilevanza, perché da dove siamo partiti a dicembre dell'anno scorso con una notizia che ci aveva lasciato scossi, Safilo chiudeva Longarone, 460, oltre 460 persone che non avevano una prospettiva. Si avvia alla conclusione in forma ufficiale la vicenda Safilo. Dopo il referendum di venerdì scorso, con il quale i lavoratori hanno detto sì in larghissima maggioranza alla cessione del ramo d'azienda a Telios e Innovatek, questa mattina nella sede di Veneto Lavoro a Mestre è stato il momento delle firme, apposte alla fine del tavolo relativo allo stabilimento di Longarone, convocato e gestito dall'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan, assistita dall'unità di crisi aziendali. Alla firma hanno partecipato anche Femca CISL e Wiltech, le RSU aziendali e i rappresentanti di Safilo, assistiti da Confindustria Belluno Dolomiti. Un accordo importante dove per i lavoratori ci sarà l'integrazione al 100% della retribuzione e noi oggi siamo soddisfatti per aver mantenuto la totalità dei posti di lavoro. Questo non è l'accordo del sindacato, è l'accordo voluto dai lavoratori che nel referendum fatto in azienda solo in 22 su 450 hanno detto di no. La fase nuova, sicuramente è legata quegli incontri che abbiamo fatto sia con la Telios e anche con la Innovatek, che a sua volta è legata, diciamo, al piano industriale. Quindi la fase nuova si apre con ancora con delle date che dobbiamo comunque programmare, ma è legata proprio al piano industriale presentato sia da parte della Innovatek che anche della Telios. Come preannunciato, è mancata la firma di Fieldtem CGIL, ma questo non ha impedito la chiusura dell'accordo, aprendo la strada ai prossimi passi. Gli obiettivi sono stati colti, abbiamo due nuove aziende che si insedieranno in quegli stabilimenti, viene salvaguardata tutta l'occupazione e comunque, grazie anche all'animazione del territorio, quello territorio che è in grado di rispondere e di accogliere. La soddisfazione è la responsabilità del sindacato, delle RSU, dei lavoratori che anche nell'ultimo momento di confronto, un referendum per dire sì o no ai contenuti, hanno risposto positivamente. I prossimi impegni entro settembre, l'incontro con le due nuove aziende e sempre l'accompagnamento della regione.